era il 22 dicembre del 1983, quando uscì nelle sale cinematografiche quello che presto sarebbe diventato un film cult per una generazione, Vacanze di Natale. Dalla coppiata Boldi e De Sica nacque così un nuovo genere, il cinepanettone, che ancora oggi, a distanza di 33 anni, puntualmente viene riproposto a ogni Natale. E Boldi e De Sica sono ancora lì e Jerry Calà, con la sua Maracaibo, è entrato nella leggenda. Maracaibo, mare forza 9, fuggire sì ma dove? Ma parlando di vacanze di Natale, oltre all'immancabile scenario alpino, quali sono le mete di questo periodo? I paesi caldi sono ancora i più gettonati o l'attenzione si è spostata su altre mete? Sentiamo l'esperto. Quest'anno le mete che vanno per la maggiore sono sicuramente Cuba, dovuto sia al fatto che c'è nato un cambiamento epocale e quindi la curiosità sicuramente si è aumentata sulla destinazione, e quindi Cuba è una delle destinazioni top per quest'anno. Poi sicuramente per quanto riguarda il periodo di fine anno, sicuramente l'area caraibica in genere, e poi spostandoci dall'altra parte del mondo, la Thailandia, l'Indocina in particolare. Venendo al mercato interno, le marche post terremoto tengono bene. Dopo un'iniziale diffidenza, i dati sono incoraggianti. Ci occupiamo anche di turismo in entrata, abbiamo un buonissimo settore incoming e quindi ci interessa molto il turismo in entrata. Quello che devo dire è che nell'immediato c'è stato veramente il panico da parte della nostra clientela, perché le notizie e quello che si vedeva, cioè la realtà dei fatti, era piuttosto problematica. Poi ci si è reso conto che comunque si trattava di una zona abbastanza limitata, no? E di conseguenza tutto un po' rientrato, naturalmente con le dovute cautele e con l'incertezza tipica di chi vive in zone soggette a movimenti tellurici, c'è poco da fare.